お願いしたいごめん。Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Ericottero. Neko chan, stai con me per favore. In questo video vi dico le 5 cose italiane conosciute in Giappone, ma non tanto in Italia. Iniziamo subito. Numero 1, la canzone Santa Lucia. Santa Lucia, Santa Lucia. Ah, è scappata. Ma questa canzone è napoletana? È famosissima in Giappone. È una canzone napoletana, anche in Italia è abbastanza famosa, però non è che tutti la sanno. Cioè, io ho chiesto ai miei amici italiani se conosce questa canzone e nessuno la conosceva. Forse, ah, forse sentito, ma cioè non come O Sole Mio. Ma in Giappone anche O Sole Mio è conosciuta, però comunque questa canzone la impariamo a scuola e cantiamo, cioè proviamo a cantarla in italiano. Surmare Luccica. Tanti bambini, ragazzi giovani la conoscono. Numero 2, il bisonte. Il mio portafoglio è di il bisonte, anche la mia agenda è di il bisonte. Questo negozio, questa marca di pelletteria, si chiama così, è di Firenze. Quindi secondo me chi abita magari a Firenze o in Toscana la conoscono, però non è che è conosciuta tutta l'Italia, però in Giappone questa marca è famosissima. In effetti tanti turisti giapponesi che vengono in Italia, a Firenze, poi vanno apposta a cercare proprio il negozio, sede centrale di questa marca. Lavorano anche commessi giapponesi. Cioè questo negozio di Il Bisonte è diffuso tutto il Giappone, cioè persino a Nagasaki. Numero 3, Santa Maria Novella. Ma non di chiesa, farmacia più antica del mondo, mi sembra. Si trova proprio vicino alla chiesa di Santa Maria Novella, per questo si chiama così. Vedete che io sto usando tonico per la pelle e sto già quasi finendo. Ah, buonissimo profumo! Ci sono profumi, sapone, prodotti per capelli, per corpo, e in Giappone è molto popolare, soprattutto fra le donne. Per esempio a Tokyo ci sono i negozi di Santa Maria Novella, i prodotti proprio pregiati, costosissimi. Già in Italia non è economico, tipo questo costa più di 30 euro mi sembra, e quindi in Giappone è 60 euro praticamente. Numero 4, il personaggio, anzi è una persona italiana che è famosissima in Giappone. Forse alcuni di voi avrete già capito. Girolamo Panzetta! Yeah! Cioè, se chiedo agli italiani che passano qui, nessuno lo conoscerà. Però magari chi è già appassionato al Giappone avrà già sentito questo nome, questo italiano che è veramente famoso in Giappone. Praticamente tutti noi giapponesi immaginiamo che un uomo italiano uguale Girolamo. E lui, cioè, ovviamente fa un po' anche apposta, cioè esagera un po' questo personaggio di un uomo italiano che magari sempre si veste con la camicia aperta. È molto bello, cioè bella immagine per noi. E poi lui che ci prova con le donne giapponesi, lui ha creato stereotipo di un uomo italiano. Io non so perché è diventato proprio così famoso. Adesso cerco. Girolamo Panzetta. Girolamo nasce o kane mochi nan desu ka? Ah! Ah, ecco, da 2022, 6 aprile, è il giorno del mio compleanno, Yahoo Japan non fa più vedere il contenuto all'Europa. Ah, e mi fa triste perché non posso più vedere informazioni utili su Yahoo, perché Yahoo è molto diffuso in Giappone, è molto utile, ma non posso più vedere. Come faccio? Allora, chiedo consigli alla mia gatta, che lei è molto intelligente. Buongiorno maestra, mi potrebbe consigliare come faccio a vedere informazioni utili su Yahoo Japan? Dovresti usare NordVPN, anche se ho tanto sonno, ti spiego gentilmente cosa è NordVPN. Tu di solito guardi film, fare shopping su internet, a volte usi wifi gratis in giro, no? Ma questo non è mai sicuro, potrebbe essere pericoloso, lo spione digitale. Però usando VPN non ci sarà questo problema, ti aiuta ad evitare siti pericolosi e ti fa accedere ai tuoi contenuti preferiti in tutta sicurezza. Per attivarlo è facilissimo, basta cliccare il paese che scegli. Ora provalo! Già fatto!
già fatto collegato con Japan. Allora adesso vediamo se funziona il sito Yahoo Japan. Prima non funzionava questo e adesso vediamo. Sì! Adesso posso vedere perché Girolamo è così ricco. Ma io non volevo sapere perché è ricco, ma perché è diventato così famoso. Ma comunque lui ha fatto tantissimi programmi TV come attore, anche come insegnante della lingua italiana per NHK, e quindi ha ormai tante carriere, anche rivista come modello. C'è anche il VPN, ultimamente sentivo nominare spesso guardando YouTube. Questo è per me molto utile, per voi anche, per esempio se volete acquistare qualcosa che non si possono comprare, acquistare dall'Italia, oppure anche videogiochi. Veloce, facile e protetto ed è anche comodo. Siccome viaggio anche spesso, come wifi attivo anche VPN e poi posso navigare tutto il mondo liberamente, ma sicuro e protetto. NordVPN, e c'è anche lo sconto, se andate a guardarlo mi farebbe molto piacere. E numero 5 è una canzone che si chiama Che vuole questa musica stasera di Peppino Gagliardi. Conoscete questa canzone? Non so quanto è famosa in Italia, ma in Giappone è abbastanza famosa. Perché c'è un comico giapponese, quando lui fa spettacolo, mette questa musica come sottofondo. Ogni volta che guardiamo sulla TV lui che parla, c'è questa musica e lui si chiama Hiroshi.普段はスカートばかり履いている女の人が俺と会う時はジーパンを履いてくるとです。広瀬です。誰でもいいから彼氏が欲しいって言ってた人から振られました。 Allora, in realtà questo comico era famoso una volta, adesso non si vede quasi mai sulla TV. Quindi se andate in Giappone magari fate ascoltare questa canzone agli amici giapponesi e molto probabilmente la conosceranno. Ok, secondo me ci saranno anche altre cose, ma per oggi mi fermo qui. E grazie di avermi seguito anche oggi e ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye. Versione contraria, una cosa giapponese famosa in Italia ma in Giappone non lo è, secondo me, come si chiama, Takeshi Castle, quel programma un po' stupido. Mi sono stupita che tantissimi italiani conoscono questo programma, ma in Giappone io, cioè, siccome ci sono tanti altri programmi un po' simili a questo, quindi non è che solo questo è famosissimo. Anzi, questo programma è abbastanza vecchio, quindi io credo di non aver mai guardato in Giappone. Tra l'altro Takeshi quest'anno forse è venuto a Udine, se non sbaglio. Matane!